A tutti ragazzi, e rieccoci qua con un altro esperimento imprevisto. No, vi chiedo, praticamente, vi dico, praticamente mi è stato chiesto di fare questa, in passato mi era stato chiesto di fare questo esperimento qua chimico, no? Che tra l'altro, perché appunto non l'avesse visto, no? Praticamente facciamo un esperimento della volatilità delle sostanze, di alcune sostanze chimiche, tra cui potrebbe essere il nitrometano, che si usa appunto per gli automodelli, i motori a scoppio, l'alcol, come appunto oggi faremo la nostra esperienza con l'alcol, no? So che saremmo dovuti passare a un'altra cosa, ma comunque ci arriviamo. Per appunto c'è stata questa persona, di cui chiaramente adesso non mi ricordo più il nome, che mi ha chiesto, io vorrei vedere una cosa appunto sul, come si chiama, non mi viene in mente il nome, praticamente della reattività dell'alcol, no? Allora, sappiamo tutti che chiaramente scaldando, ma mi raccomando ragazzi, mai scaldarlo sopra una certa temperatura, no? A meno che non si sappia esattamente cosa si fa, perché più... Si rischia una bella esplosione con conseguente ustione. Eh? Ok ragazzi, no, allora semplicemente cosa facciamo oggi? Allora, procuriamoci una scatoletta di tonno, una griglia, io uso le griglie delle ventole di protezione, bene, sul nostro fornelletto. Cosa facciamo? Mettiamo un po' di alcol, perfetto, questo qui è sempre l'etanolo, ragazzi, l'alcol denaturato, concentrazione al 90%, no? Giusto un pizzico, perché lavoriamo sempre in piccole quantità, ragazzi, altrimenti, PEN! Altrimenti farebbe una lampa di alta 1 metro. Cosa facciamo adesso? Lo mettiamo un attimo a riscaldare, ma giusto un secondo, perché l'alcol praticamente sulla fiamma di 1600 gradi, perché la fiamma del gas è 1600 gradi perché brucia ossigeno, cosa succederà? Si scalderà immediatamente, proprio istantaneamente. La cosa bella adesso qui, quale sarà? Che praticamente noi tramite i vapori dell'alcol, no, non dovremo neanche andare ad accendere la sostanza. Appena accendiamo i vapori, boom! In un millesimo di secondo i vapori automaticamente trasporteranno la fiamma al liquido stesso. Vedete che io ho messo dentro appunto il liquido? Vedete? Vedete? Eccolo qua il nostro alcol. Ok ragazzi? Potete farlo con qualsiasi alcol. Chiaramente più è concentrato, maggiore è la reattività dell'alcol stesso e chiaramente il fuoco è molto più intenso. Ok ragazzi? Allontaniamo chiaramente la nostra bomboletta. Ecco, scusate se vedete il bancone così che fa un po' cagare, ma praticamente sto rinnovando il laboratorio. Alcune cose non mi piacciono per cui vanno rifatte. Esempio appunto una bella verniciatina di bianco che è uno dei miei colori preferiti al bancone. Ok ragazzi, bene. Accendiamo intanto il nostro fornelletto. Così saltiamo tutti in aria. No, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Ok. Possiamo vedere immediatamente che l'alcol inizierà a evaporare, o quasi subito, eh? Vabbè, adesso le basse. Ecco, vedete i vapori? Basta. Perché l'alcol ha una volatilità estrema. Adesso io... Sì, ma dai, cade tutto. No, imprevisto, imprevisto della diretta. Mi sono scottato! Imprevisto della dire, ecco ragazzi, purtroppo fa cagare questo cazzo. Oh, manco questo scotta. Vedete? Boom! Vedete? Anche cioè, io sono rimasto una. Non so, cazzo, peccato che non vi ho fatto il rallentatore, ragazzi, sarebbe stato interessante. Io sono rimasto appunto a una distanza, così più o meno all'incirca. Ditemelo voi, ragazzi, se è vero o no. Sono rimasto più o meno a questa distanza, come possiamo vedere, ha preso fuoco immediatamente, no? Proprio perché io non c'è bisogno che vado a dar fuoco direttamente all'alcol stesso, al liquido stesso, cioè l'alcol. Ma io posso stare anche a una bella altezza, perché prende fuoco attraverso i vapori. Questa è una cosa che si sapeva già, assolutamente. Tutti i combustibili organici chiaramente molto volatili, come l'alcol, come il petrolio, come il nitrometano. Il nitrometano è il re dei re. Poi faremo altri divertenti giochetti con il nitrometano, ragazzi. Bene, questo qua è appunto per quella persona lì che si chiama Mauro qualcosa. Scusami, non ricordo più il tuo nome. Adesso lasciamo bruciare. No, lasciamo bruciare. Dai, no, soffochiamo la fiamma, ok. Ok, ragazzi? Bene. E adesso facciamo un'altra cosa simile, sempre con il nostro amico Alcol. Ciao a tutti!